per la tua mania di vivere. Al posto degli alberi, posti auto e pista ciclabile sulla riviera sud di Pescara. Ricorda un po' il brano del Molleggiato, un albero di 30 piani in cui Celentano attaccava la speculazione edilizia, protestava contro l'inquinamento e se la prendeva soprattutto con il grattacielo Pirelli di Milano, una struttura che per l'appunto era fatta di 30 piani. I lavori di riqualificazione dalle primovere rappresentano uno scempio per le associazioni Italia Nostra, Archeoclub e Ville Palazzi d'Annunziani. Il tratto interessato parte da Piazzale Le Laudi e si spinge fino ai confini con Francavilla. La vegetazione in questo quartiere è parte integrante, è una continuità con la riserva d'Annunziana, no? È addirittura anche le villette sono inserite nel piano della riserva. Una zona in cui ci si deve muovere con grande cautela, invece, qui rimarca Palladini, è come se avessimo davanti un foglio bianco, senza parlare del fatto che l'amministrazione Masci non ha sentito il parere di nessuno. Qui si sposta la pista ciclabile che è stata realizzata sul lato nord dal lato sud e per far questo, senza perdere parcheggi, hanno avuto una pensata. I parcheggi li facciamo al posto degli alberi. Questo è il succo del progetto, questo è il succo. Filari di alberi di decenni, e sono lecci, e sono pini, e sono tamerici, perché qui c'è stata la sapienza di avere anche un impasto fra le varie essenze proprio per dare il carattere a questo. Tutto questo per loro non esiste. Dice, perché non è scritto nei progetti, che sarebbero malati di cocciniglia. Ma insomma, tutti quanti i filari di Pescara sono malati, nessuno è curabile. Il punto non è quali autorizzazioni siano state richieste o ottenute, manca di fatto una consulta del Verde. Ancora una volta si ripresenta un'ecatombe di alberi a Pescara, dopo via Pepe, corso Vittorio e strada Parco. Che anche quella pinetina lato mare è una riserva statale addirittura, sulla quale si interviene praticamente con uno dei soliti pavimenti colorati che oramai sono diventati la cifra di questa amministrazione, facendone un giardinetto. Per caso, se il cemento ti chiude anche al naso.